Per il turno di ballottaggio 23 seggi aperti domattina dalle ore 7 ad Isernia per scegliere il nuovo sindaco, i candidati Giacomo D'Apollonio e Gabriele Melogli, entrambi del centrodestra. C'è molta attesa in Molise per il definitivo verdetto atteso dai giudici del Tribunale di Campobasso lunedì mattina sul sistema Iorio, affari e ricatti tra politica, privati e stampa. È inarrestabile il calo demografico, ad oggi appena 312.000 abitanti nelle due province. Ospitare famiglie di immigrati per evitare il declino. La scuola di musica Atena chiude l'anno accademico questa sera alla Scalinata del Folclore. Domani, sempre a Termoli, il concerto dell'orchestra Punto di Valore. Bentrovati gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca. Il nostro telegiornale, un pluripregiudicato napoletano si trova in cella nel carcere di Isernia. Il 35enne è stato rintracciato nelle vicinanze della stazione ferroviaria e arrestato dai carabinieri. L'uomo, con a carico reati per rapina, furto, ricettazione e spaccio di droga, era ricercato in tutta Italia. Con quest'ultimo arresto salgono a 35 le persone finite in manette dall'inizio del 2016 in provincia di Isernia. E sempre i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione messo a carico di Luigi Sala, condannato a 6 anni di reclusione per tentato omicidio a carico di una ballerina del locale notturno sulla Fondovalle Biferno, in territorio di Petrella, il 2 maggio del 2014. I militari hanno prelevato il giovane nella sua abitazione di Molise e condotto nel penitenziario di via Cavour. La ballerina fu accoltellata al torace e salvata con un'operazione d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Rilancio del sito paleolitico e riduzione delle tasse per far ripartire l'economia. Sono questi alcuni punti in comune dei candidati sindaci della città di Isernia, Giacomo D'Apollonio e Gabriele Melogli. Chiusa la maratona elettorale, domani gli elettori torneranno alle urne. Michele D'Alessio. Tante idee, tante nostre iniziative sono nate proprio dall'interno della famiglia e dagli amici più vicini. Si è conclusa la campagna elettorale per il ballottaggio ad Isernia, dove Giacomo D'Apollonio e Gabriele Melogli si contendono la fascia tricolore di primo cittadino della città. Stessa location, piazza Celestino V, per entrambi i concorrenti. Prima Giacomo D'Apollonio, che ha ribadito il suo impegno per la città ed il rispetto delle regole e della legalità, lui uomo che viene dalle istituzioni. A suo supporto l'onorevole Silvano Moffa, tra i presenti anche Michele Iorio e Cosimo Tedeschi, che secondo i più avrebbe stretto un patto di collaborazione con il generale. È toccato poi a Gabriele Melogli di scaldare la piazza con un intervento, come nel suo stile, serio ed ironico nello stesso tempo. È stato detto di tutto su questa piazza e alla fine per umiliarmi, mi dicevano, ha fatto il salotto Melogli. A supporto l'onorevole Nunzia Di Girolamo, la parlamentare beneventana, commissario di Forza Italia, che ha tenacemente voluto la candidatura di Melogli a sindaco di Isernia. La parola passa agli elettori e le urne diranno chi dei due sarà il prossimo sindaco della città. 23 saranno i seggi aperti ad Isernia a partire dalle ore 7 del mattino fino alle 11 di sera. Giacomo D'Apollonio potrà contare su 3 liste, Fratelli d'Italia, Isernia in Comune e Insieme per il Molise. Dall'altra parte con Gabriele Melogli, Noi con Salvini, Forza Italia, Alleanza per il Futuro e Isernia Unica. Lo spoglio delle schede avverrà subito dopo le ore 23. Cambiamo argomento. 22 richieste di rinvio a giudizio in tribunale a Campobasso. Lunedì il verdetto definitivo in aula sul sistema Iorio. Tra i reati contestati, corruzione, concussione, estorsione e peculato. Slitta lunedì mattina nel Palazzo di Giustizia di Viale Elena il verdetto giudiziario sul sistema Iorio. Il giudice Teresina Pepe, prima delle decisioni conclusive, dovrà procedere a una ulteriore verifica su 2 delibere di giunta regionale. La prima inerente all'utilizzo delle auto blu, la seconda un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. La maxi inchiesta della Procura della Repubblica del Capoluogo verte su una presunta collusione tra politica e informazione.
Tra i maggiori imputati proprio l'ex presidente della Regione Molise Michele Iorio, l'ex assessore Gianfranco Vitagliano e l'editore Ignazio Annunziata. I capi d'accusa sono numerosi e pesanti: concussione, corruzione, estorsione, peculato, violenza privata, falsità materiale e ideologica, abuso d'ufficio e ricettazione. L'inchiesta del Tribunale prese le prime mosse nella primavera del 2012. Dopo 3 anni sono state 22 le richieste di rinvio a giudizio. Inchiesta partita da un contratto sottoscritto fra l'azienda Molise Acque e la Gazzetta del Molise e che ha preso in esame finanziamenti pubblici per interessi ad alcuni privati e contratti pubblicitari a sostegno di una sola parte delle televisioni esistenti nel panorama regionale. Il contorto sistema di affari e ricatti ha coinvolto politici, avvocati, giornalisti, imprenditori, funzionari regionali e responsabili della protezione civile, azienda sanitaria e Molise Acque. Gli indagati a processo avrebbero avuto una parte nella realizzazione del disegno criminoso, finalizzato ad agevolare esclusivamente la stampa amica e conoscenti. Arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo in tribunale per un 42enne di Campobasso, arrestato nella notte dai carabinieri per il furto di una Fiat Uno in via Leopardi della città capoluogo. L'uomo alla vista della pattuglia tentava di dileguarsi, ma veniva raggiunto e bloccato dai militari. L'autovettura è stata subito dopo riconsegnata al legittimo proprietario. Fortemente critici i consiglieri comunali di Campobasso del Movimento 5 Stelle che apprendono dal bilancio di previsione la volontà dell'amministrazione di centrosinistra di vendere gli edifici della scuola di via Milano. L'edificio della scuola di via D'Amato a Campobasso, dedicato a Nina Guerrizio, è di fatto considerato messo in vendita dall'amministrazione del sindaco Battista. Ne parlano in modo sicuramente critico i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che affermano di aver saputo di tale circostanza dall'analisi della documentazione relativa al bilancio di previsione, discusso e approvato solo pochi giorni fa dal Consiglio Comunale, appunto, di Campobasso. Una novità che ha di fatto aperto un nuovo problema che riguarda le sorti scolastiche e formative di tanti alunni e le situazioni esistenziali delle loro famiglie, costrette a fare i conti con delle condizioni difficili dell'intero complesso dell'edilizia scolastica e dei tanti luoghi di criticità in cui docenti, alunni e studenti sono impegnati nelle molte ore quotidiane. Abbiamo rilevato questa novità della scuola di via D'Amato, l'intenzione di volerla vendere, quando fino a ieri insomma, si diceva che era una scuola addirittura utile, funzionante, a norma, e sembra invece che a questo punto non c'è più interesse da parte dell'amministrazione. Poi ci sono ulteriori questioni, ma il bilancio, come ho, diciamo, questa novità del bilancio armonizzato non ha dato la possibilità di approfondire nel dettaglio perché non è analitico, sicuramente però nelle macro aree, quindi per le spese più grandi abbiamo notato delle diminuzioni, lì dove invece noi avremmo dovuto in qualche modo vedere degli aumenti, in modo particolare sulla manutenzione delle strade, che Campobasso ne ha veramente bisogno. È certo che non se ne è discusso mai in commissione, una volta è sfuggito qualcosa al sindaco in un commento durante un consiglio, però insomma sembrava piuttosto un'ipotesi e non qualcosa di concreto, invece abbiamo dovuto riscontrare in consiglio che addirittura c'è un'intenzione e a questo punto si apre tutto uno scenario rispetto al destino della popolazione scolastica degli alunni di via D'Amato, oltre che già quelli di via Crispi e probabilmente quelli di via Roma. Se parliamo di edilizia, perché Campobasso si smuove, o meglio le amministrazioni di Campobasso si smuovono solo quando c'è questa parola magica, sicuramente sì, quella è una porzione importantissima della città, noi non ci siamo posti in maniera in opposizione a qualsiasi tipo di novità che possa interessare l'area, cioè eventualmente si dovrebbe ragionare. Certo è che il Comune non ci deve rimettere, dietro una giusta, equa remunerazione del Comune si può ragionare su uno sviluppo diverso dell'area, fermo restando che però rimane il problema di dove mettere questi alunni.
E passiamo a Termoli, possono iniziare in città i lavori di riparazione della condotta che sversa liquami direttamente nelle acque dell'Adriatico. C'è l'avallo della Guardia Costiera, mentre la Procura della Repubblica di Larino ha aperto un'indagine dopo i numerosi esposti giunti negli uffici frentani, richieste di accertamento sulla carica batteriologica dei liquami. I lavori di riparazione saranno a carico dell'impresa pugliese di Carlo. Il deputato della sinistra italiana Nicola Fratoianni ha presentato un'interrogazione parlamentare sul progetto del tunnel e del parcheggio di Termoli. Per conoscere il reale stato delle cose con il completamento dell'opera, la sua integrazione urbanistica e l'utilità. Il consigliere comunale Paolo Marinucci rinnova l'esigenza di avere risposte puntuali da una amministrazione definita ancora troppo silente sull'intero percorso progettuale. La popolazione del Molise è impicchiata, i numeri condannano soprattutto le aree interne fortemente invecchiate. Dagli immigrati una risposta per la sopravvivenza del territorio. Dagli immigrati arriva forse per il Molise l'unica strada per la sopravvivenza nei decenni futuri. L'invecchiamento della popolazione nelle due province viaggia a gonfie vele. Infatti, cifre alla mano, in regione lo scorso anno in media sono nati 6 bambini al giorno contro gli 11 decessi, vale a dire quasi il doppio di coloro i quali ci hanno lasciato. Oggi questo lembo di terra della penisola conta poco più di 312.000 residenti. I dati sono stati diffusi dall'Istat che certifica, continuando la tendenza in atto negli ultimi anni, che i decessi saranno doppi nel 2017 rispetto alle nascite. Il saldo naturale negativo nel 2015 è stato di 1.703 unità. È la principale causa del calo demografico, ma non l'unica. Un segno meno anche il saldo migratorio nelle altre regioni d'Italia, una perdita di quasi 1.000 abitanti. A questi numeri aggiungiamo l'8% di ultra-ottantenni contro una media nazionale del 6,7%. Al 31 dicembre 2015 gli stranieri in regione erano 12.000, appena il 4% della popolazione, contro una media nazionale che supera abbondantemente l'8%. Da donne, uomini e bambini che provengono da altre nazionalità arriva l'unica possibile soluzione per garantire la sopravvivenza del Molise. E intanto domani a Petacciato, sotto l'impulso dell'ONU, si celebrerà la Giornata Mondiale del Rifugiato per accogliere persone costrette a lasciare i paesi dell'Africa e dell'Asia per scappare dalle persecuzioni, fame e dalla discriminazione razziale. La questione rifugiati è sempre di grande attualità. Gli Stati membri dell'ONU hanno il dovere di aiutare le nazioni che hanno accolto tra loro profughi e rifugiati. Per coinvolgere e integrare le popolazioni, domani sera, come detto, a Petacciato, il raduno dei centri di prima accoglienza con i cittadini, le testimonianze e una fiaccolata in paese. Sono numerose le note di soddisfazione per la risposta positiva della SAGEM per rilanciare la filiera avicola molisana attraverso una nuova gestione della gamma di Boiano. La conoscenza delle proposte per la manifestazione di interesse a ricostruire i percorsi della filiera avicola in Molise e dunque la concretezza di una nuova e funzionale gestione della gamma di Monteverde di Boiano porta in questi giorni a tutta una serie di note significative della soddisfazione di tutti a che si ritrovi il passo dello sviluppo per un settore strategico del territorio molisano. Tra le tante, quella di Gianni Notaro, segretario regionale della CISL, che afferma subito come la risposta al bando con la manifestazione di interesse della SAGEM è sicuramente il primo tassello per porre le basi per il rilancio. Essa dimostra e fa capire la volontà di chi ha davvero interesse a investire sul territorio e in questo settore specifico ed è la risposta al bando da parte di imprenditori seri e volenterosi già motivo di soddisfazione. Da una prima analisi continua appare chiaro che la proposta
proposta è seria, che contiene in sé obiettivi chiari, ma è necessario che adesso la Regione riapra il tavolo con le parti sociali e la presenza della società per costruire un accordo valido, necessario e fruibile per la ripartenza dell'azienda. Intanto merita una citazione particolare la lettera aperta, che è una riflessione pastorale e sociale sulla vicenda da parte dell'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini. Tra le tante cose afferma che la città e la realtà parrocchiale di Boiano sono coinvolti per primi. La società civile non deve restare a guardare, ma deve mettersi in gioco positivamente. Tocca a noi, con saggezza, coordinare bene tutte le presenze nel settore, specie con la coordinazione saggia attorno all'incubatoio in correlazione con l'AIA di Veronesi. È uno spazio di vera progettualità locale dove i sindacati manifesteranno tutta la loro esperienza in stile collaborativo e promozionale e non solo di difesa. L'insediamento della nuova giunta al comune di Boiano ci sarà sabato prossimo 25 giugno. A giurare il neo sindaco Marco Di Biase a Palazzo San Francesco. 13 i consiglieri della nuova amministrazione matesina, 9 della maggioranza Boiano Futura e 4 tra i banchi dell'opposizione consiliare, 5 le donne in municipio a Boiano. Secondo giorno a Pietracupa del percorso formativo voluto da Molise Hub in collaborazione con l'Università Molisana e al Parco delle Morge. L'iniziativa riguarda gli strumenti digitali per lo sviluppo delle aree interne, un percorso che serve alla formazione per l'utilizzo degli ambiti digitali più adeguati alla valorizzazione di quei territori spesso danneggiati dall'incuria culturale. La Regione Molise ha approvato un decreto che di fatto costituisce un percorso qualificante e adeguato per il trattamento dello scompenso cardiaco. Il decreto è il numero 28 ed è stato approvato dalla Regione Molise attraverso il commissario ad acta per la sanità, il presidente Paolo Di Laura Frattura. Questo provvedimento riguarda una patologia in Molise particolarmente rilevante, anche nel confronto con l'incidenza nazionale, lo scompenso cardiaco, che in Italia rappresenta la seconda causa di morte. Si tratta comunque di un percorso assistenziale realizzato anche grazie al contributo dei cardiologi di Campobasso e Isernia e che dovrebbe consentire, come recita una nota, l'individuazione della diagnosi e quindi della terapia delle persone affette da scompenso cardiaco sintomatico al fine di migliorare la qualità della vita. Incrementare la soddisfazione per l'assistenza, promuovere l'autonomia decisionale e l'autocura, oltre che a migliorare la conformità ai farmaci e le relative misure allo stile di vita. Tutto sarà possibile attraverso alcuni protocolli condivisi con la medicina generale e con la specialistica ospedaliera. Gli obiettivi espliciti si muovono verso la riduzione del numero dei ricoveri e delle giornate di degenza ospedaliera, migliorando però i percorsi più appropriati degli interventi attraverso una migliore efficacia ed efficienza clinica, ma anche maggiore aderenza ai bisogni dei pazienti. La Confcommercio informa che il periodo dei saldi estivi su tutto il territorio della regione avrà inizio il 2 luglio e terminerà dopo due mesi, ovvero nei primi giorni di settembre. A Termoli questa sera in programma la 15ª edizione di 1001 nota sotto le stelle. L'evento è stato promosso a chiusura dell'anno accademico della Scuola di Musica Atena sulla scalinata del folklore. Ad esibirsi anche gli allievi dei corsi del Centro Professione Musica di Milano. E sempre a Termoli, ma domani sera alle ore 21 in Piazza Cattedrale, si svolgerà il concerto dell'Orchestra Giovanile Punto di Valore. 60 giovani musicisti di tutto il Basso Molise si esibiranno in un repertorio molto vario che spazia dalla musica classica, pop, brani d'autore italiani, tango argentino e jazz. Il concerto è organizzato in collaborazione con il progetto SPRAR Rifugio Sicuro. Ed adesso spazio alle previsioni del tempo.
giornata soleggiata oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra i 14 gradi la minima a Campobasso e i 24 gradi la massima a Termoli. Venti moderati provenienti da nord-ovest, mare Adriatico calmo, temperature in calo a partire dalla sera, temporale schiarite nella giornata di domani nelle aree interne della regione. Iniziamo dal nuoto, diversi successi in casa Idro Sport alla seconda edizione dell'International Meet tiro al volo allo stadio del nuoto di Roma, kermesse sportiva di caratura internazionale. Quattro le medaglie guadagnate dai nuotatori molisani, sono saliti due volte ciascuna sul podio Lucia Benini e Federica Caruso. La prima si è piazzata sul gradino più alto negli 800 stile libero con il crono di 9 minuti e 15 secondi e secondo posto nella gara dei 400 stile libero. Due bronzi per Federica Caruso nei 200 misti e nei 200 metri delfino. Ottime prestazioni dei pongisti molisani ai campionati italiani di tennis tavolo svolti a Lucera in provincia di Foggia. Medaglia di bronzo per Leonardo Manna del ping pong Boiano nel doppio maschile. Medaglia di bronzo per Maria Carmela Buonviaggio del tennis tavolo Campobasso nel doppio femminile veterani. E medaglia d'argento sempre ottenuta dalla Buonviaggio nel doppio femminile di quinta categoria. Mercoledì 22 in piazza Municipio del capoluogo molisano, a partire dalle ore 18 si svolgerà la festa rosso-blu, evento promosso dall'associazione Noi Siamo il Campobasso. Nello stand dell'associazione si potranno sottoscrivere le quote, oltre ad acquistare il materiale sportivo. Ad allietare pubblico ci sarà la polifonica Monforte. Infine, in concomitanza con la partita di calcio Italia-Irlanda, i tifosi potranno assistere alla stessa grazie ad un maxi schermo. Infine, domenica 26 giugno, la Proloco di Petacciato ha organizzato una manifestazione di pesca sportiva denominata Gara Box con una canna a favore di ragazzi diversamente abili. Il ritrovo è previsto alle ore 9 alla Marina di Petacciato, alle 10.30 all'inizio della prova di pesca e a seguire le premiazioni degli atleti in gara. Con questa notizia di pesca sportiva è veramente tutto, grazie e buon fine settimana.